Mister, la prima domanda è di Marco Tresca, Varese News. Domenica una trasferta difficile a Salò contro una squadra i cui meriti sono passati forse in sordina a causa della straordinaria stagione di Südtirol e Padova. La Propate però arriva da un'ottima striscia di risultati consecutivi e ben 4 clean sheet, un marchio di fabbrica dei Tigrotti. Sono questi gli ingredienti per raggiungere la salvezza già domenica sul lago di Garda? Allora, affrontiamo una squadra di qualità nei singoli, di qualità nell'espressione di gioco. È una squadra che all'andata ci aveva impressionato per come riusciva a fare calcio. Non sarà una partita facile, lo sapevamo, lo sappiamo. Abbiamo cercato di improntare la settimana sulla Feralpi, su come gioca, sulle qualità dei vari singoli, dei reparti. Siamo pronti, è una partita che ci può dare tanto, che ci può dare un messaggio di positività per andare a quello che è centrare quello che è il nostro obiettivo. Per cui sarà una partita veramente tosta. Marilena Rualdi, Informazione Online. In questo campionato abbiamo visto squadre con 2 volti e anche di più. Di recente la Feralpi Salò vittoriosa sulla capolista, un pareggio incerto con la Pergolettese, 2 sconfitte subite da nostra competitor per la salvezza, in casa comunque solida. Che squadra si attende domenica e di conseguenza a quale propatria avete lavorato rispetto a quella schierata contro la già tosta Triestina? Ma lo devo ripetere, ci aspetta una partita contro una squadra di grande qualità. La loro espressione di gioco è notevole, dobbiamo essere sul pezzo, concentrati. Alzare come sempre l'attenzione sarà fondamentale. Luca Di Falco, il giorno potrebbe sinteticizzarci in termini semplici sotto che aspetti la difesa bianco-blu ha ritrovato le antiche certezze tecniche? Non c'è una ricetta, stiamo cercando di lavorare al meglio dal momento in cui abbiamo iniziato questa avventura. I ragazzi si impegnano, si applicano, recepiscono i messaggi che arrivano dallo spogliatoio, li trasformano in campo e questo è un dato di fatto che comunque ci deve far sperare bene per il proseguo, per raggiungere il nostro obiettivo.